l'amour, 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 l'amour. Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato! Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione, apertura dedicata alla festa di Sant'Agata. Catania riabbraccia la Santuzza, migliaia i devoti al seguito del busto reliquario. Andrà avanti per tutta la notte la processione del Fercolo di Sant'Agata che oggi percorre le strade del centro di Catania nel cosiddetto giro esterno. Migliaia di devoti al seguito della patrona che già dalle prime ore del mattino hanno affollato la cattedrale per la messa dell'Aurora quando Sant'Agata di fatto riabbraccia i catanesi. Stamani i passaggi nella zona di via Dusmet, 6 aprile, via Libertà, via Umberto fino all'arrivo in piazza Carlo Alberto con la sosta davanti alla chiesa della Madonna del Carmine. Poi nel pomeriggio, dopo il messaggio dell'arcivescovo metropolita Salvatore Cristina alla città, la suggestiva salita dei Cappuccini. Stanotte il Fercolo con il busto reliquiario di Sant'Agata, preceduto dalle candelore, attraverserà via Plebiscito per poi fare rientro successivamente in cattedrale. Domani alle 11 il solenne pontificale che sarà officiato dall'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, mentre alle 18 è previsto l'inizio del giro interno. E adesso a Vittoria, dove 3 persone sono state arrestate per spaccio. Sentiamo il servizio. Fiumi di cocaina gestiti attraverso un bar dove gli acquirenti sapevano di poterla comprare. Per la droga andavano a Vittoria, da Catania e da Ragusa. Sono 3 le persone arrestate dai carabinieri, 2 pregiudicati ed un incensurato. Centro dello smercio era il bar gestito da uno degli arrestati, covo di pregiudicati e le località erano concordate telefonicamente attraverso un linguaggio criptato. Le indagini che hanno portato agli arresti dei carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa erano state avviate nel febbraio del 2015 partendo dal controllo di alcuni soggetti vittoriesi noti per essere specializzati nello spaccio. Numerose sono state le perquisizioni personali e domiciliari. Parliamo adesso dell'omicidio di Mister Bianco, l'ex compagno della vittima interrogato non risponde al GIP. Ha fatto scena muta davanti al GIP e si è avvalso della facoltà di non rispondere Vincenzo Di Mauro, l'uomo accusato di aver ucciso in casa Mister Bianco Luana Finocchiaro, l'ex compagna. Sul corpo della vittima è stata eseguita l'autopsia. La donna, morta per strozzamento, e sul corpo aveva delle ecchimosi che potrebbero essere compatibili con le ferite che ha al collo, alle braccia e sul torace l'ex convivente. Potrebbero essere proprio questi i segni di una colluttazione che ha preceduto il delitto. Intanto, sotto casa della vittima, Mister Bianco, qualcuno ha lasciato 3 rose rosse davanti al portone per ricordare la donna. Il Parlamento europeo ha riconosciuto stamattina la condizione di insularità per la Sicilia e la Sardegna. La risoluzione è stata votata con 495 voti a favore su 693 votanti. Ci dice di più in collegamento da Blog Sicilia Maglio Viola. La Sicilia e la Sardegna sono isole, lo ha riconosciuto finalmente anche il Parlamento europeo, un pronunciamento che poteva sembrare scontato ma che fino ad ora non lo è stato. Questo pronunciamento che viene annunciato da Salvatore Cicu e che è stato ottenuto grazie anche al supporto di Michela Gioffrida, europarlamentare catanese, è importante perché finalmente adesso si potranno attivare i contributi per le compagnie aeree, per quelle di navigazione, per chiunque si occupi di trasporti, per garantire la continuità territoriale alle 2 isole italiane. La cronaca sindacale fumata nera dal centro per l'impiego per la Mirmex, firmato il verbale negativo.
Oggi si è compiuto l'ultimo atto di quello che era già stato predestinato dall'avvocato Calvi, cioè il licenziamento di 62 lavoratori e la chiusura del laboratorio di ricerca, il laboratorio di eccellenza che per tanti anni ha fatto ricerca qui a Catania e che adesso verrà chiuso da una persona che non ha mai voluto far nulla in questo laboratorio, buttando 62 persone in mezzo alla strada. Con le istituzioni e la Mirmex devono pensare che la partita non finisce qui, continueremo fino al raggiungimento dell'obiettivo, la salvaguardia occupazionale e il rilancio di un centro di ricerca ancora imponente nel mercato internazionale. Entra nel vivo il più bel carnevale di Sicilia, da Cireale migliaia di persone provenienti da diverse città siciliane a sfilare 7 carri allegorico-grotteschi, ma la novità quest'anno è il concorso riservato alle maschere singole realizzate da giovani artisti aspiranti maestri della carta pesta. La sfilata di oggi è interamente dedicata ai ragazzi. Nel pomeriggio hanno sfilato in maschere i bambini delle scuole sul tema il cinema. L'intero circuito di Acireale in serata verrà invaso da artisti di strada e acrobati. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Seguiteci attraverso i nostri giornali online di riferimento. Grazie ancora, alla prossima. Scandalo affitti a Roma. Una casa con affaccio sul Colosseo, 43 euro. Ah, perciò 43 euro, una casa così? Quando con affaccio su Piazza di Spagna, addirittura 5 mani, 21 euro. Ragazzi, scandaloso! L'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato!